È il 24 luglio 2000 e il mondo del calcio è sotto shock. Luis Figo passa dal Barcellona ai suoi più grandi rivali, il Real Madrid, per una cifra record di 60 milioni di euro. Imbroglione, traditore, Giuda, queste erano le parole con cui i tifosi del Barça lo maledicevano. Ma com'è potuto accadere? Perché un giocatore che aveva confessato il suo amore per il Barcellona ha deciso improvvisamente di trasferirsi all'odiata rivale? Il denaro era davvero l'unica ragione? In questo video esaminiamo 10 giocatori considerati i più grandi traditori del calcio. Prima di arrivare a Figo, parliamo di uno dei migliori portieri del mondo. Il 20 aprile 2011 uno shock per tutti allo Schalke. Il volto dello Schalke, il suo capitano e portiere Neuer, non avrebbe rinnovato il suo contratto e si sarebbe trasferito all'odiata rivale Bayern Monaco. Neuer è cresciuto a Gelsenkirchen, ha fatto tutta la trafila delle giovanili dello Schalke e un tempo era lui stesso tra gli ultras sugli spalti. Ora il Bayern, molti non riuscivano a capirlo. E i tifosi del Bayern? Beh, anche gli ultras non erano contenti. Da qui la protesta degli ultras del Monaco con gli striscioni non Neuer. In una delle sue prime partite è stato accolto con questo grande striscione. Du kannst auch noch so viele Bälle parieren. Wir werden dich nie in unserem Trikot akzeptieren. I giocatori e la dirigenza erano arrabbiati, insomma avevano acquistato uno dei migliori portieri del mondo. E poi la partita con lo Schalke. Come sarebbe stato accolto lì? Con le sue parate si è fatto strada nel cuore del Bayern Monaco e grazie alle sue parate ha vinto la Champions League nel 2013. E poi nel 2017, l'impensabile, è diventato capitano del Bayern. Il rapporto con gli ultras dello Schalke rimase complicato. Il nostro prossimo giocatore è diventato uno dei migliori giocatori del mondo all'Arsenal. Era amato da loro, ma poi una mossa che ha fatto arrabbiare molto i tifosi. 17 maggio 2004, e l'allora ventenne Robin Van Persie arrivò all'Arsenal. Quando Henry si trasferì a Barcellona nel 2007, Van Persie si assunse la responsabilità di segnare e divenne l'attaccante dei Gunners. All'inizio della stagione 2011-2012 fu addirittura nominato capitano e ha giocato la stagione della sua vita. Ha segnato 30 gol in Premier League, è diventato il capocannoniere, i tifosi lo hanno amato. Ma poi lo shock per tutti i tifosi dell'Arsenal. Il 4 luglio 2012 Van Persie ha annunciato che non avrebbe rinnovato il suo contratto. E un mese dopo lo schiaffo in faccia all'Arsenal. Il loro capitano aveva ricevuto offerte da diversi club, ma si sarebbe trasferito al Manchester United la prossima stagione. All'improvviso Van Persie era l'uomo più odiato del nord di Londra. I tifosi bruciavano la sua maglia e lo accusavano di essersi trasferito solo per i soldi. Non aveva mai vinto la Premier League fino a quel momento e vedeva le possibilità maggiori con il Manchester United e, come doveva accadere, lo United vinse la Premier League nella sua prima stagione. Ragazzi, la fase ad eliminazione diretta sta per iniziare, ma attualmente sono all'estero e volevo guardare le interviste pre e post partita in italiano, ma il servizio di streaming italiano qui non funziona. È per questo che sono così felice che Surfshark è il nostro sponsor di oggi. Mi basta connetterlo alla rete italiana e boom, posso guardare il calcio senza alcun problema e ovviamente posso ascoltare gli esperti. In più Surfshark protegge i miei dati mentre sono online. E tutto questo costa soli 2,09€ al mese e la parte migliore è che puoi connettere quanti più dispositivi vuoi al tuo account. Io lo uso con la mia famiglia, così ognuno di noi paga solo 50 centesimi. Provalo e con il nostro codice malato di calcio Surfshark costerà ancora meno e avrai 4 mesi gratis. Anche il nostro giocatore successivo era odiato dai tifosi dopo il suo trasferimento e non osava nemmeno scaldarsi davanti a loro. Götze bereitet sich im Tunnel auf einen möglichen Einsatz vor. Il 21enne Mario Götze era il talento del calcio tedesco nel 2013, era diventato uno dei giocatori chiave sotto la guida di Klopp a Dortmund, ma poi 36 ore prima della semifinale contro il Real Madrid, la notizia. Götze si sarebbe trasferito nella prossima stagione all'odiata rivale del Monaco, tra tutti i posti, Monaco. Perché? Guardiola sarebbe diventato il nuovo allenatore e Götze voleva davvero essere allenato da lui. Poi nel novembre 2013, il giorno, Götze è tornato a Dortmund come giocatore del Bayern. I giocatori lo accolsero bene, i tifosi non tanto. Indimenticabile la scena del riscaldamento nel tunnel dei giocatori invece che a bordo campo. È entrato in campo al 56esimo minuto e ha segnato lo 0-1.
Mario Götze mit dem 1-0 für die Bayern. E dopo tre anni la sorpresa. È tornato a Dortmund. Come sarebbe stato accolto lì? I tifosi però non l'hanno mai perdonato del tutto. Andiamo nella soleggiata Toscana, Firenze. Nel 1985 la Fiorentina acquistò il giovane Roberto Baggio per circa 1,5 milioni di euro e nei 5 anni trascorsi lì divenne un beniamino dei tifosi. Nel 1990 con i suoi gol portò la squadra alla finale di Coppa UEFA, dove affrontò l'odiata rivale del Nord, Juventus. La Juventus vinse e poi un altro schiaffo ai tifosi. Per la cifra record di circa 10 milioni di euro, Baggio si trasferì alla rivale. I tifosi arrabbiati scesero in strada a Firenze e lanciarono mattoni e 50 persone rimasero ferite. Durante la partita contro il suo vecchio club fu accolto con dei fischi, ma quando gli fu lanciata una sciarpa della Fiorentina, la raccolse, la strinse al petto e salutò gli spalti, dimostrando il suo affetto per il suo ex club. Cosa che non piacque molto ai tifosi della Juventus. Nel 1995 lasciò la vecchia signora per il Milan e qualche anno dopo passò alla rivale Inter. Tuttavia, rimane una leggenda in Italia. Abbiamo altri 6 giocatori per te, uno dei quali ha dovuto fare attenzione a non camminare nella parte sbagliata della città dopo il suo trasferimento. Ma prima di arrivare a questo punto, passiamo a una leggenda inglese. Wayne Rooney, cresciuto nell'Everton e tifoso del club fin dall'infanzia, entrato nelle squadre giovanili a 11 anni e diventato un professionista del calcio. Alla IAF FA Cup, questa dichiarazione d'amore per il suo club, una maglietta con la scritta Once a Blue, Always a Blue. Ma solo 2 anni dopo, il passaggio al Manchester United e, ok, posso capirlo, Rooney voleva vincere dei titoli, ma poi una scena che i tifosi hanno preso molto male. Ha segnato un gol e dato che i tifosi dell'Everton lo hanno insultato per tutta la partita, ha baciato lo scudetto dello United di fronte a loro. You don't even know what's happening and it happens and you think, oh no, why wouldn't I? Probably shouldn't have done that. Yeah, so him. Alla fine della sua carriera, però, la riconciliazione è avvenuta con il ritorno al suo amato club, l'Everton. What a night for him. Almeno Rooney non ha commesso il peggiore errore che un giocatore dell'Everton potesse fare, come questo giocatore. Ci sono 2 club a Liverpool, l'Everton e il Liverpool FC, e non è detto che si piacciano. Per questo motivo non accade quasi mai che un giocatore passi direttamente alla squadra rivale, sarebbe un puro tradimento. L'ultimo a farlo è stato il portoghese Abel Xavier. Prima ha giocato per l'Everton e nel 2002 si è trasferito ad Anfield Road. Ora in Germania, perché alcuni tifosi sostengono che il vincitore della Coppa del Mondo abbia deliberatamente sbagliato un rigore per aiutare il suo nuovo club. Nel 1984 un trasferimento spettacolare. Il 23enne Lothar Matthäus si trasferì dal Gladbach al Monaco. Lo annunciò già prima della finale di Coppa di Germania, dove Gladbach avrebbe incontrato il Bayern. Già prima della partita i suoi stessi tifosi lo chiamavano Giuda. La partita finì ai calci di rigore. E tra tutti, Matthäus sbagliò. E alcuni tifosi non l'hanno mai perdonato perché pensano che abbia sbagliato il rigore di proposito per far vincere il suo nuovo club. E ora un uomo che per molti è considerato uno dei più grandi traditori del calcio. A Glasgow in Scozia ci sono 2 club pazzeschi che sono fanaticamente celebrati dai loro tifosi. Celtic Glasgow e Glasgow Rangers, e i derby sono sempre qualcosa di speciale. Negli anni 80 c'era una regola non scritta tra i 2 club. Nel Celtic giocavano solo giocatori cattolici e nei Rangers solo giocatori protestanti. Maurice Mo Johnston era un attaccante scozzese di Glasgow che continuò a segnare gol per il Celtic dal 1984 al 1987. Poi si trasferì a Nantes, in Francia, ma nel 1989 sembrava che sarebbe tornato al Celtic. C'è stata persino una sessione fotografica ufficiale in cui è stato filmato e fotografato allo stadio del Celtic. Ma poi una mossa che ha cambiato per sempre il mondo del calcio a Glasgow. Good evening. Glasgow Rangers today ended their long-standing policy of not signing Roman Catholic footballers.
Invece di tornare al Celtic, si trasferì all'acerrimo rivale e questo fece arrabbiare i tifosi del Celtic. Aveva professato il suo amore per il loro club solo pochi giorni prima. Anche i tifosi dei Rangers erano arrabbiati perché Johnston era cattolico romano e non protestante come loro e in più aveva giocato per l'acerrimo rivale del Celtic. La loro opinione cambiò però quando segnò un gol contro il suo vecchio club nel derby. Perché è andato ai Rangers? Pare che il Celtic avesse problemi a pagare la commissione per il trasferimento e che l'ingaggio ai Rangers fosse più remunerativo. Dalla Scozia passiamo all'Inghilterra, perché quest'uomo è considerato da molti il traditore di Londra e il Daily Mail lo ha addirittura eletto come il traditore numero uno del calcio. Sol Campbell è diventato un difensore eccezionale al Tottenham Hotspur, era quasi impossibile superarlo. Per 9 anni ha entusiasmato i tifosi degli Spurs, nel 1998 è stato addirittura nominato capitano della squadra e figura di riferimento del club, ma poi arrivò un anno che avrebbe segnato la sua vita. Nel 2001 il suo contratto scadeva, gli Spurs erano molto interessati a trattenerlo e gli offrirono il contratto più remunerativo della storia del Tottenham. E quando gli fu chiesto del suo futuro, "What about your situation, Sol? Will you be staying at Tottenham?" "I'm staying." Ma solo poche settimane dopo, una mossa che scosse Londra. Fu presentato dall'Arsenal, tra tutti i club, l'acerrimo rivale a pochi minuti da White Hart Lane, e i tifosi degli Spurs la presero malissimo. Era stato uno di loro, il loro capitano, aveva detto che sarebbe rimasto, sì, d'accordo, è comprensibile che volesse giocare la Champions League, ma perché andare dalla rivale quando hai così tante offerte? E inoltre il Tottenham non avrebbe percepito un solo centesimo, visto che aveva lasciato scadere il suo contratto. Per i tifosi era imperdonabile. Qui l'accoglienza al suo ritorno. Apart from getting more money and playing for a better team, what made you go to Arsenal? I wanted to win things, you know that. It's all about winning. E ora, forse il più grande scandalo legato a un trasferimento nella storia del calcio, che ha portato i tifosi a lanciare una testa di maiale contro un giocatore durante una partita. Luis Figo divenne una stella del Barcellona, vi trascorse 5 anni e vinse 2 titoli della Liga, una Coppa del Rey e la Coppa delle Coppe UEFA. Ma nel 2000 si trasferì all'odiato rivale Real Madrid per la cifra record di circa 60 milioni di euro. E i tifosi non l'hanno mai perdonato. Al suo primo ritorno a Barcellona, dopo 3 mesi, fu bersagliato di monete, pietre e una catena di bicicletta. Al suo secondo ritorno voleva battere i calci d'angolo, ma anche in questo caso fu bersagliato dai tifosi, compresa la famosa testa di maiale. Un trasferimento che molti tifosi non gli hanno mai perdonato. Perché ha lasciato il Barcellona? Perché a Madrid sarebbe diventato uno dei giocatori più pagati al mondo. Inoltre, in un'intervista di qualche anno fa, dichiarò di non sentirsi pienamente apprezzato al Barcellona, di voler vincere più titoli con giocatori come Raúl e Zidane a Madrid. Pensava che lì avrebbe avuto più successo. E a proposito di emozioni pure, se vuoi vedere i momenti più belli della storia dei campionati europei, come la peggior sconfitta di Figo, allora guarda questo video.